Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video dei Cugini di Campagna. Oggi ovviamente andremo a parlare della finale dei mondiali, si è svolta appunto oggi tra Francia e Croazia, finita per 4-2 per la Francia. Risultato ovviamente rocambolesco, scusate se questo video uscirà un po' in ritardo, però ho avuto qualche problemino, comunque volevo lo stesso parlarne. Vi ricordo in questo periodo un po' così di iscrivervi al canale, mettere like al video e di seguirci su Instagram, link in descrizione. Allora, parliamo della partita. Secondo me la Francia non ha meritato abbastanza la partita, nel senso che per i primi 55 minuti la Croazia ha giocato meglio, però non è riuscita a capitalizzare tutta la mole di gioco creata. Infatti ha pressato tanto, si è fatta vedere spesso nelle zone avanzate, ma non ha tirato molto, se vogliamo appunto vedere la pecca. E soprattutto la Francia ha un bucio di culo così. Questo ovviamente va detto, sicuramente sono fortissimi, al 100% sono più forti della Croazia, anzi secondo me oggettivamente ha vinto la squadra più forte, nel senso che come singolo la Francia ha qualcosa in più rispetto a tutte, forse anche rispetto al Brasile, che consideravo il favorito. Infatti la Francia ha qualcosa in più, è fortissima in tutti i reparti, il centrocampo mostruoso con Pogba è autore di un ottimo mondiale, Kanté anche Kanté di un ottimo mondiale, anche se oggi non ha brillato, e poi Matuidi sempre utile a fare diga in mezzo al campo. E quindi oggi grandissima prestazione di Pogba, grandissima prestazione di Mbappé, di Griezmann, Liberté, Égalité, Kylian Mbappé. Come ha detto prima Piccini in telecrona, Piccini che comunque sembrava un po' della Francia perché urlava come un pazzo ad ogni gol, esaltava tutti della Francia, esaltava tutti i giocatori, però vabbè, magari gli piace la baguette. Comunque, parlando dei gol, appunto la Francia passa in vantaggio al primo tiro in porta, che non è neanche un tiro perché è una culata, infatti vale mezzo Griezmann, Mandzukic per spazzarla se la butta in porta da solo. Quindi diventa il primo giocatore a fare autogol nella finale di un mondiale. Complimenti a lui. Però vabbè, a parte gli scherzi, ha fatto un ottimo mondiale anche oggi, un'ottima partita, a parte questa pecca comunque involontaria, è stato sfortunato. Poi arriva il gol della Croazia col solito Perisic, che è un gran gol fa, perché dopo una mischia in aria salta Kanté col sinistro, spara una botta di collo all'angolino, imparabile per Lloris. Poi però arriva il 2-1 sul rigore, causato proprio da Perisic, rigore per la Francia. Infatti palla in mezzo, liscio di Matuidi, Perisic praticamente con la mano la prende. Involontario sì, però il tocco c'era, quindi rigore secondo me ci sta, se non ho visto col VAR. Quindi ancora una volta ci rivela l'importanza e la rilevanza del VAR, che ormai è diventato fondamentale in quasi tutte le partite. Quindi rigore, Griezmann spiazza anche un esperto Subasic, che comunque oggi ha fatto abbastanza pena Subasic, perché tutti i gol è stato praticamente morto, molle, non prendeva niente, non ci provava neanche, questa è la cosa brutta, strano dopo che aveva fatto un ottimo mondiale, dopo che aveva parato un sacco di rigori, era stato quasi il salvatore della patria. Invece il terzo gol di Pogba, prima tiro deviato, tiro murato, e poi sulla ribattuta ancora Pogba di sinistro al giro, spiazza un po' Subasic, che però ancora una volta poteva fare di più, nel senso che è rimasto fermo un po' tramortito, impazzito, non sapeva cosa stesse facendo. E poi ancora Mbappé su una bella azione di Lucas Hernandez, palla in mezzo, tiro da fuori di Mbappé, una sassata all'angolino, però diciamo non era imparabile. Subasic sicuramente poteva provarci, ancora una volta è stato fermo, spiazzato dalla traiettoria della palla, comunque grandissimo Mbappé. E niente, quindi secondo me ha vinto la squadra più forte, perché probabilmente se l'è anche meritato questo mondiale, nel senso che dal livello del gioco, di gioco espresso, anche oggi non ha giocato una grandissima partita, poco possesso palla, poche occasioni, però riesce sempre a capitalizzare le poche occasioni che ha. Però diciamo che in questo mondiale ha affrontato le squadre più forti, ha affrontato il Belgio, ha affrontato l'Uruguay, ha affrontato l'Argentina, gli ottavi, quindi un cammino straordinario della Francia, quindi probabilmente se lo merita, e che appunto si conferma la squadra più forte del mondo probabilmente, sicuramente a livello di singoli sì, e anche la squadra più acuta del mondo, quello non c'è dubbio, nel senso che non c'è anche gioca un calcio spumeggiante, però riesce alla fine sempre a vincere. Ricorda un po' la Juventus, non me ne vogliate, tipo Juventus, anzi è pure un merito vincere in questo modo. Quindi niente,
Fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, fatemi sapere chi secondo voi meritava la vittoria. Lo ripeto, la Croazia ha giocato bene, secondo me però è mancata in alcuni episodi. Quindi la Francia ha meritato la vittoria di questo mondiale, complimenti a loro. Mi rode un po' il culo, però che dobbiamo fare? La sta baguette. Beh, raga.